Siamo a buon punto, è una settimana di lavoro, e di carte, di documenti, perché sia la parte mia che la parte sua c'è l'intenzione da parte mia di andare via, come ho sempre detto, da parte sua di acquistare, di fare il presidente di questa squadra, società. Penso che dovevamo vederci oggi, ma lui per motivi di lavoro sta fuori vasto e sicuramente i due avvocati stanno lavorando. Lunedì chiudiamo questa bella trattativa. Ovviamente la trattativa non è ancora pienamente definita, non ci sono le firme, ma malauguratamente non si dovesse arrivare ad un accordo, che succede? Guarda, penso che lunedì chiuderemo perché, come ho detto, come ho visto, me l'ha presentato sia il sindaco che l'assessore, perciò volevo fare non un passo indietro, ma due passi indietro, dove la mia volontà di lasciare, penso che lunedì chiudiamo. Se ci dovessero essere problemi della tua domanda, io ti dico personalmente, io ho fatto la mia decisione. Dopo toccherà ancora al sindaco e all'assessore di presentarmi a qualche altro imprenditore se c'è questa possibilità. Però l'ho visto entusiasta, l'ho visto carico e l'ho visto anche convinto, perciò penso che questi problemi non ce ne saranno. 7 anni di presidenza, 7 anni di storia e di passione che non si dimenticheranno facilmente. 7 anni bellissimi, nonostante qualche sbandamento che fa parte della vita, ma 7 anni di passione, di cuore, e perciò lascio la squadra tranquilla, il mio ciclo è finito, con la speranza che problemi questa società non avrà più. Vabbè, Pietro per me è stato e sarà un fratello, perché abbiamo condiviso gioie e dolori e problemi a non finire, perché chi farà calcio e chi lo fa da anni lo capisce quando ci sta dentro. Però io lo ringrazio personalmente, gli voglio bene, però ringrazio tutti e devo ringraziare una persona che sono 7 anni che mi è stato veramente vicino, è il presidente del Pineto Silvio Brocco. Lo ringrazio personalmente perché è una persona di cuore e ieri mi ha dimostrato con una cosa che non posso dire in diretta, ma è con un cuore immenso.